Buonasera amici di Marche On Off, in questo video parleremo di consumi moto, di come calcolarli e di come fare una stima abbastanza reale dell'autonomia che abbiamo con un pieno. Prima però vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando nel pulsante iscriviti che trovate qua sotto e attivate la campanellina così da non perdervi neanche un prossimo video. Torniamo a noi. Quello dei consumi è un argomento molto trattato tra motociclisti e su forum e su Facebook di persona. Si tratta veramente spesse volte, appena si prende una moto nuova, in fase di scelta o in fase di programmazione di un viaggio, le domande più frequenti sono sempre le stesse. Quanto fa con 1 litro questa moto? Quanto ci faccio con il pieno? E in autostrada? E se faccio sterrati? E se faccio solo strade interne? Ogni volta ci si trova a dover leggere tantissimi commenti dei vari utenti che ci vogliono aiutare. Ma con le tante risposte che discostano tantissime una dall'altra, non si sa a chi dar retta. Quindi la cosa migliore è provarlo da noi con la nostra esperienza. In che modo? Lo vedremo tra poco. Conoscere i consumi del mezzo è importante per tutti. I viaggiatori, ad esempio, devono conoscerli per programmare bene sia le spese del viaggio, le soste o le scorte da portare con sé per affrontare un viaggio o una tappa. Idem per chi fa enduro e ha moto con piccoli serbatoi e deve affrontare una lunga uscita o una moto cavalcata. I più esperti di voi conosceranno sicuramente tanti metodi per calcolare i consumi della moto, ma secondo me il più affidabile resta quello dei 100 km e anche il più facile forse. Andiamo a vedere come funziona e come sfruttarlo al meglio. Veniamo ai famosi 100 km. Il metodo è tanto semplice quanto efficace. Ve lo riassumo in 5 passi essenziali. 1. Fare il pieno alla moto. La prova inizia al distributore con un pieno all'orlo fino al tappo, proprio per avere un riferimento preciso. 2. Azzerare il contachilometri parziale. Ci servirà per vedere chiaramente i chilometri percorsi. Se non avete il contachilometri parziale, utilizzate quello totale, annotandovi però prima di iniziare la prova i chilometri totali, così da avere un numero preciso alla fine della prova. Se la vostra moto non dispone di strumentazione idonea, potete utilizzare una delle tante app che si possono installare negli smartphone. Una di queste è Wikiloc, che trovate recensita nel nostro canale. 3. Percorrere 100 km. Se avete una moto stradale o una maxi enduro, potete star tranquilli di fare circa 100 km senza problemi di autonomia. Se invece non siete sicuri che la vostra moto abbia un'autonomia superiore ai 100 km, non rischiate. Fate una prima prova con 50 km e una volta che avete i consumi sotto mano potete provare con 70 o 100 km per avere dei dati più precisi e accurati. Alla stessa maniera, con le moto con grande autonomia, con grandi serbatoi, la prova può essere effettuata con 150 o 200 km. 4. Rifare il pieno alla moto. La prova terminerà appunto dal distributore con il secondo pieno, sempre a tappo, mi raccomando, come lo avete fatto prima. 5. Effettuare il calcolo dei consumi. A questo punto avremo i due dati che ci servono per calcolare i consumi, ovvero i chilometri effettuati e i litri consumati. Ad esempio, se abbiamo percorso 110 km e consumato 5 litri, andremo a dividere i chilometri per i litri, avendo chiaramente il consumo di 22 km per litro. Di conseguenza, in base ai litri del serbatoio, avremo la nostra autonomia. Basterà moltiplicare i consumi per i litri del serbatoio. Seguendo l'esempio di prima, 22 litri per 15 litri ipotetici di serbatoio, avremo 330 km di autonomia totale. I due dati di autonomia e consumi però cambiano in base ai percorsi e agli itinerari che facciamo: autostrada, montagna, strade interne, sterrati. Proprio per questo la scelta dei 100 km dovrà rispecchiare il più possibile le strade e gli itinerari che andremo a fare di solito. Possiamo anche effettuare un calcolo di consumo medio assoluto, ovvero effettuare 4-5 prove, come abbiamo descritto prima, ma in tutti i percorsi diversi, con fondi diversi, andature diverse, per poi fare una media finale tra tutte le medie di consumo che abbiamo trovato. Avremo così una risposta sull'autonomia il più veritiera possibile. Questo metodo può essere utilizzato chiaramente per qualsiasi mezzo di trasporto che vada a carburante e ci è utile spesse volte quando andiamo a effettuare delle modifiche alla moto o al mezzo che sia, ad esempio alla rapportatura finale,
per verificare come cambiano i consumi in base alle modifiche che abbiamo fatto. Spero di aver dato dei buoni spunti a tutti per tenere sott'occhio i vostri consumi e chiedo ai più esperti di lasciare nei commenti se avete dei metodi più efficaci o delle migliorie a questo metodo. Siamo aperti ad ascoltarvi e ad accettare i vostri consigli. Io vi ringrazio, se il video vi è piaciuto lasciateci un like e vi ricordo ancora di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Ciao a tutti!